Buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabbo e sono qui sulla pre-alpha di Titanfall 2, ragazzi, per farvi vedere un gameplay dell'ultima pre-alpha che è stata rilasciata, cioè aggiornata da quella vecchia. E ragazzi, hanno fatto un paio di aggiunte, anche se questo video è uscito un po' in ritardo, ma vabbè, vi volevo solo dire cosa avevano aggiunto. Allora ragazzi, più che altro hanno aggiunto un fucile a pompa che assomiglia molto a, come posso dire, un Gorgon di Black Ops 3 senza la parte di sopra. È strano, da è per esempio come quest'arma, è soltanto a pallettori, cioè non cambia niente. È molto forte, uccide in due colpi a una certa distanza, uno nella distanza appunto più vicina, poi anche tre dipendentemente dalla distanza. Poi ragazzi, questa è una nuova mappa che hanno aggiunto nella pre-alpha, che quindi vedremo anche nel gioco completo. Quindi ne abbiamo per ora tre, appunto questo nuovo fucile a pompa. Poi per il resto non hanno aggiunto nient'altro. Più che altro vi volevo far vedere questo gameplay, perché ho paura di una cosa. Nel senso che quest'arma, l'R201, che prima della la prima pre-alpha era l'arma più forte, ora ragazzi hanno potenziato più il car. Quindi io ho paura che facciano un po' come Black Ops 3, nel senso che per due settimane quella è l'arma più forte, poi esce una patch e torna ad essere più forte quell'altra. Io ho paura che fanno un po' come Black Ops 3, già che ogni volta si mettono a potenziare una, diminuire la potenza un'altra, così via, e non tenere, diciamo, una potenza quasi simile. Infatti ora vi faccio vedere che sono morto un paio di volte con quella, mi metto il car e da adesso in poi spacco i culi, perché è veramente overpower. Qua vabbè, i colpi non penetrano, ma vabbè, lasciamo stare questa morte, comunque non è che non muoio. Però vedete tra poco che cazzo esce fuori, perché ragazzi è veramente overpower. E adesso vi faccio vedere, perché ragazzi è veramente una cosa disumana. Come potete vedere, adesso quest'arma uccide in 3-4 colpi, come faceva tipo l'R201 e prima dell'aggiornamento. Ora praticamente ragazzi, per chi volesse provare Titanfall 2 non si può più provare. Adesso per provare, se ci volete giocare, lo dovete acquistare quando esce comunque. E allora niente, quest'arma con più il supercharge diventa qualcosa di assolutissimamente devastante. Ma tanto devastante. Qua non so perché ragazzi, cioè, mi è uscito il sangue, ma non è morto. Vabbè, in sto gioco il pugno, diciamo, shotta, quindi non so bene il perché l'ho itato anche con il pugno, ma vabbè. Ragazzi, come potete vedere, i devasti con sto car. Sto car, guardate qua, non c'è niente da fare. Questo aveva addirittura il pompa, non mi ha shottato. Ho fatto prima io addirittura ad annientarlo con un pompa. Guardate, è proprio una cosa stra overpower. Ora, io vorrei dirvi cosa ne penso di Titanfall 2 dopo che ho provato tutte e due le pre-alpha, che ho provato il fucile a pompa, le mappe e così via. Devo essere sincero, questo gioco, quando c'è uscita la seconda pre-alpha, non ci ho giocato molto. Forse perché l'ho trovato un po' monotono, nel senso che sì, si spaccano i culi, però nel senso che il gameplay così via è molto uguale. Rampino, killi, supercharge, killi. Oddio, mi ha dato un po' questa impressione di essere molto simile. Poi anche è vero che il gioco non è totalmente completo, però boh, non so ragazzi, a me ho trovato questo. Infatti ultimamente ci sto ripensando a comprarlo, cioè quando ho provato la prima pre-alpha ho detto vabbè, me lo acquisto. Dopo che è uscito la seconda ho detto boh, non ne sono più così tanto sicuro di volerlo acquistare, perché già dovrò acquistare Infinity Warfare con COD 4, poi devo acquistare, forse non acquisto neanche Battlefield. Ragazzi, adesso bisogna vedere. COD lo acquisto di sicuro, credo che sia l'unico gioco sicuro che mi metta ad acquistare. E poi per gli altri giochi, vabbè, mi ricompro di nuovo GTA 5 per portare dei gameplay e boh. Quindi ragazzi, questo è quello che ne penso di Titanfall 2, poi è voi la scelta se comprarlo o no. Quindi ragazzi, spero che comunque dal gameplay avete visto se vi è piaciuto, così via, avete visto che l'arma è diventata overpower. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, il gameplay pure, lasciate un commento, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, bella!